Eccoci qua, signori, Francesco Lamanno, punto di riferimento nel digital marketing per parrucchieri. Porto al successo parrucchiere, imprenditori, liberi professionisti. Bene, allora di cosa parliamo oggi? Dei 5 modi per fare soldi online per un parrucchiere. Come potete fare soldi grazie all'online marketing? Ve lo spiego io. Ma prima di far questo, cliccate la campanella e iscrivetevi per mantenere, per rimanere aggiornati su tutto quello che è l'online marketing e tutte le sue evoluzioni. Bene, allora oggi vediamo quali sono i 5 modi per fare soldi online per un parrucchiere. Il primo modo è quello di vendere i prodotti online. Create un e-commerce e incominciate a vendere questi prodotti, i prodotti della vostra azienda. Non è un problema, create un e-commerce, occorre capire come farlo, posizionarlo, realizzarlo, non c'è nessun problema. Cominciate a fare tutto questo, oppure fate dropshipping, prendete contatti con varie aziende, andate a vendere i prodotti di più aziende senza acquistare prodotti, senza possederli direttamente. Quindi create la piattaforma vostra di e-commerce, fate pubblicità, prendete gli ordini, li girate alle aziende e le aziende spediscono e vi riconoscono una percentuale. Ok, se volete fare tutto questo non è un problema, cliccate il link in descrizione, trovate i nostri percorsi formativi, la nostra accademia. A 49 euro al mese avete la possibilità di accedere, imparare tutto ciò che concerne il dropshipping. Abbiamo la Bibbia dell'e-commerce, cliccate in descrizione, entrate. Avete anche il gruppo dedicato su Discord, va bene. Poi, secondo modo per fare soldi online. Secondo modo è quello di fare un private label. Fate un private label con i vostri prodotti, li create col vostro marchio. Io ve lo sconsiglio, salvo, e lo dico sempre, salvo il caso in cui voi siate un gruppo potentissimo di parrucchieri, abbiate un database incredibile, un seguito devastante, e allora si può fare. È sempre lì l'eccezione che conferma la regola. Private label comporta grandi problematiche: la realizzazione di un brand, la realizzazione di un marchio, la realizzazione di prodotti, lo studio dei prodotti, l'analisi, la valutazione delle linee, la valutazione del magazzino, l'espedizione, i tempi di consegna, insomma tutto quello che concerne l'evasione degli ordini, il delivery, la marginalità. Benissimo, avete già i vostri prodotti, potete venderli tramite un e-commerce, avete varie soluzioni, esiste Shopify, esiste WordPress attraverso WooCommerce, avete Wix, avete Bigcartel, BigCommerce, insomma tantissime opportunità, ne ho parlato ma non so quante volte. Se andate sul mio sito, cliccate e-commerce, piattaforma e-commerce, trovate qualsiasi, no, dropshipping, e-commerce, perché parlavamo di private label, trovate mille guide, ok? Vi leggete un po' di guide, poi se volete davvero mettervi sotto, anche lì cliccate nel secondo link che trovate in descrizione e vi fate il corso dedicato a tutte queste, tutto il private label e l'e-commerce. Perché? Perché non è così facile, ragazzi. Se voi mettete dei prodotti online, non dovete pensare che domani vendete tutto, non vendete assolutamente niente se non avete una strategia. La strategia, come dico sempre, isola dalla mera conoscenza tecnica. Voi potete fare tutto bene, al 99% non funzionerà se non avete un ecosistema di marketing. Mi spiace dirlo, spendete magari 1000 euro al mese di pubblicità, non si muove una foglia, non si muove, o si muove poco e niente, vendete poco e niente. Ma perché? Perché se voi non costruite, non andate a realizzare un sistema, un ecosistema di marketing, scusate, è logico che non, l'attività non può stare in piedi. L'ecosistema di marketing si crea come? Attraverso un processo organizzato volto alla monetizzazione di un mercato di riferimento, vendendo prodotti e servizi in maniera continuativa. Per fare questo bisogna conoscere il marketing, alla base c'è sempre quello. Da lì non si scappa, i principi sono quelli, non cambiano. Logico che bisogna avere degli aggiornamenti. Per questo cliccate in descrizione, partite, incominciate subito a fare i vostri corsi, i vostri corsi che vi portano a specializzarvi. Poi andiamo avanti. Quarto modo per
incassare soldi online per un parrucchiere. Il quarto modo qual è? Il quarto modo è quello di vendere dei servizi, quindi dei pacchetti nei quali proponete dei percorsi benessere, dei trattamenti, delle card, tutto quello che spiego attraverso il mio sito, il mio blog, nelle consulenze. Quante volte venite in consulenza per fare tutte queste cose qui? Bene, si possono vendere a pacchetti. Io faccio vendere ai miei clienti anche pacchetti da 3.000 euro attraverso il web. Ok, anche qui non è immediato, anche qui non è un sistema nel quale metto tutto lì e improvvisamente vendo. Ci vuole una preparazione, ci vuole un sistema, capite? Ci vuole un posizionamento, dobbiamo essere preparati. Perché? Perché l'improvvisazione, ragazzi, non funziona più, ok? Quinto metodo, quindi siamo arrivati al quarto metodo. Quinto metodo per far soldi è quello di sviluppare un proprio brand per vendere giornate formative, consulenze e quant'altro. Voi ad esempio avete una unique selling proposition che attiene alla capacità di realizzare servizi di scrittura unici, mettete in leva queste competenze e le vendete. Per fare questo cosa dovete fare? Dovete andare a sviluppare quello che è un funnel nel quale avete ad esempio un sito posizionato, delle landing page, delle campagne che vanno a beccarvi vostri colleghi potenzialmente interessati ad apprendere queste tecniche. È logico che dovete fare tutta una parte di attrazione di clienti, ma anche di educazione, quindi video su YouTube, articoli sul blog, video tutorial. Non è semplice tutto questo. A monte occorre anche una preparazione tecnica mica da ridere. Perché dovrebbero comprare questi corsi se effettivamente voi non avete delle competenze che vadano oltre quella che è la normalità? Non è una cosa che interessa, capite? Cioè, quello è il punto: non è una cosa che interessa, non è una cosa che funziona. Quindi alla base dovete avere delle competenze elevate. È accaduto non personalmente miei clienti, anche di miei clienti che hanno acquisito competenze, hanno fatto corsi di formazione, poi si sono messi per conto loro, hanno aperto un'attività online e vendono i loro corsi, vendono le loro consulenze, vendono tutta questa roba qui, perché effettivamente hanno queste competenze. Scusate, bevo un goccio. Voi a quel punto potete anche viaggiare in autonomia, non avete bisogno per forza l'azienda che vi faccia fare le giornate, vi faccia fare i corsi. Ok, ce l'avete, va bene, ma potete viaggiare anche con un canale autonomo che vi permette di vendervi quelli che sono i vostri progetti, monetizzare, chiedere i prezzi che volete, sicuramente ai ticket, cioè quindi prezzi che vadano oltre i 1.000 euro per fare delle giornate, perché altrimenti non ha assolutamente, molto oltre i 1.000 euro, se no non ha senso, capite? Però tutto questo lo potete fare se avete una struttura organizzata che si muove offline, online, che ha molteplici strumenti, come può essere un sito, come possono essere delle landing page, anche lì il sito è un qualcosa di assolutamente bistrattato dal parrucchiere. Ci sono dei siti che sono dei siti vetrina, hanno semplicemente una pagina, hanno delle belle foto, hanno dei video meravigliosi di intrattenimento, ma quei video non permettono di vendere, non permettono di andare a attingere a un mercato, a quella che è una search intent, quindi un intento di ricerca dei consumatori che vogliono, dei consumatori, dei vostri colleghi che vogliono o quel determinato servizio da fare in salone. Ok, qua stiamo ragionando a 360 gradi su tutti i modi di monetizzazione online e su quello che sono magari potenziali colleghi che vogliono della formazione, oppure anche le aziende che cercano della formazione, cercano dei nuovi formatori che possano effettivamente dare qualcosa in più, quella ventata di aria fresca.
che possa effettivamente portare altre persone all'interno delle aziende. Sempre di più le aziende vanno, ve lo dico perché con la mia di azienda che è Henkel sono a stretto contatto, ovviamente, quindi vedo come si muove, vedo come si muove, ci sentiamo, io faccio consulenza a loro, loro comunque forniscono anche a me informazioni importanti sul mercato, cioè c'è un processo osmotico e sempre di più si va a vedere cosa fa un determinato parrucchiere sul web, come si muove, quali sono le sue capacità, le sue competenze, come è posizionato per poi introdurlo anche in uno staff. Cioè, vi spiego meglio, voi non volete muovervi in autonomia, volete un'azienda, ok, va bene anche questo processo, ma dovete assolutamente avere un ecosistema di marketing che funziona. Per fare tutto questo, ragazzi, a monte, io non so più come dirvelo, dovete prepararvi a studiare. Dovete prepararvi a studiare. Noi abbiamo tutto quello che vi serve, abbiamo due accademie, le trovate tutte e due in descrizione. Se vi servono servizi down for you, quindi siti, non siti, trovate. Sono tutte le landing page che trovate nel link in descrizione. Vi iscrivete, vi arrivano direttamente una mail con i link per accedere alla formazione, accedere ai servizi down for you. Quando avete fatto dei corsi, quando vi siete preparati, quando poi si parla, ragazzi, di meno di 1000 euro all'anno di corsi, si parla veramente del nulla. Avete accesso a oltre 200 corsi, quindi in un'accademia nell'altra ci sono oltre 10 modelli di business da mettere in piedi, quindi va a 600 euro all'anno. Quindi una volta che avete fatto tutto questo, magari avete fatto realizzare da professionisti, i nostri professionisti, anche dei servizi, allora magari avete bisogno di qualcosa in più, venite in consulenza, ve lo spiego. Prima non ha molto senso. Prima non ha molto senso perché generalmente tutto questo è molto difficile che un parrucchiere lo faccia in maniera coordinata, completa e continuativa. Ok? Quindi questa è la situazione. Muovetevi in questo senso. Cominciate a monetizzare, cominciate a valutare quali sono i modelli di business, quali sono le possibilità, qual è il modo migliore di ottenere un incremento di profitti. Io vi saluto, buona giornata.